con mister Semi Catania, tecnico della Leonfortese, dopo la partita Mazzara-Leonfortese terminata 1-1. Allora mister, una partita condotta dal Mazzara sul piano del risultato per 1-0 fino al 96esimo, poi avete creato tantissimo nell'ultima mezz'ora, siete andati vicino al gol almeno in 7-8 occasioni e al 96esimo è arrivato il pareggio. Che partita è stata? Guarda, hai detto bene, hai detto tutto tu. Io credo che oggi nessuno mi può smentire se dico che il pareggio è il risultato che ci portiamo a casa, che ci prendiamo per come è arrivato. Ma se c'è una squadra che doveva vincere e che comunque ha cercato di giocare a calcio, di creare, quella è stata la mia squadra. Abbiamo preso gol su un calcio d'angolo. Non voglio parlare delle decisioni arbitrali perché ormai non fanno parte del gioco, per cui ognuno la vede a modo proprio. Magari loro sanno il regolamento meglio di me, per cui non voglio parlare di queste cose. Parlo della prestazione dei miei ragazzi e dico che oggi abbiamo creato 7, 8, 9 situazioni importanti che dovevamo sfruttare meglio. Però alla fine mi porto a casa questo punto, ma mi porto a casa non tanto il punto che abbiamo guadagnato al 96esimo, quanto l'atteggiamento e la reazione dei miei ragazzi, che oggi è stata davvero encomiabile. È un punto che per come è arrivato fa morale o c'è rabbia per un pareggio che poteva arrivare prima per poi giocarsela fino al triplice rischio? Guarda, il pareggio poteva arrivare sicuramente prima, perché comunque una squadra che prende 3 pali e crea altre 5-6 situazioni importanti poteva arrivare prima. Però sai, c'è un famoso detto che dice che quando non sia... quando il gatto non arriva a lui dice che è acerba. Allora noi dobbiamo essere, io devo essere onesto, abbiamo conquistato un punto dove magari nessuno ci credeva più e per cui dobbiamo continuare per la nostra strada ed essere soddisfatti. Non possiamo parlare oggi di 2 punti persi perché per come è arrivato. Dobbiamo essere contenti dell'espressione della squadra, contenti del punto che abbiamo guadagnato. È chiaro che se oggi la partita se oggi c'era una squadra che doveva vincere, io credo che quella era la Leonfortese. Mister, abbiamo visto negli ultimi 15-20 minuti tutti i giocatori di movimento della Leonfortese nella metà campo del Mazzara. Restava solo Cagliego anche a battere i calci piazzati nella metà campo del Mazzara. Diciamo che una sconfitta per 1-2-0 non sarebbe cambiata, tanto valeva attaccare alla ricerca del pari. Ma guarda, noi siamo una squadra che giochiamo a viso aperto. Io credo che in questo momento siamo un pochettino con la fortuna dovremmo parlare un po', anche perché abbiamo perso partite per uno svarione. Abbiamo giocato a viso aperto con la Mazzarese, con l'Enna, l'abbiamo fatta una grandissima partita a Misilmeri. Per cui dico, noi siamo una squadra che gioca a viso aperto con tutti. È chiaro che se i ragazzi fino al 97esimo ci hanno creduto è perché atleticamente lavorano bene, stanno bene anche fisicamente. E soprattutto l'atteggiamento è stato importante perché ci hanno creduto fino alla fine e credo che poi alla fine il gol abbia premiato i loro sforzi. Io ci premetto una cosa, ci tengo a dirlo: ognuno nella vita, nel calcio, deve fare il campionato che gli spetta con la squadra che ho costruito. Io non finirò mai di dire che questi ragazzi, la maggior parte di questi ragazzi, l'anno scorso erano in promozione, per cui c'è anche un adattamento al campionato e non mi sforzo di dirlo, non finirò mai di ripeterlo. Questo di eccellenza di quest'anno è uno dei campionati più belli e più difficili degli ultimi 15 anni, per cui il lavoro che stanno facendo questi ragazzi, a mio avviso, è un lavoro molto ma molto importante. Mister, un'ultima considerazione: abbiamo un Fortese che, se non vado errato, sale a 11 punti, prosegue la corsa salvezza, a breve si aprirà anche il mercato. Che scenari possiamo aspettarci da parte della società? Guarda, le operazioni di mercato li conduce la società, io faccio il tecnico, è chiaro che ci sono anche le mie indicazioni. Però il mercato alla Leonfortese lo conduce la società. La società sa quello che io voglio, la società sa dove deve intervenire, per cui io rimango sereno, io devo fare il tecnico. Il tecnico è io devo essere bravo in panchina a vedere se la mia squadra oggi ha fatto quello che avevamo preparato in settimana. E l'ha fatto veramente bene. Poi tutto il resto, poi c'è chi se ne deve occupare.